Ciao, oggi voglio presentare una cosa che ho visto su un canale interessante. Il canale si chiama Intense Angler e me la ripropongo, anche se vabbè, probabilmente qualcuno l'avrà già vista. Allora, cosa ci serve? Una pinza a becchi, tipo questa, possibilmente magari un pezzetto di filo di ferro dritto, una pinzetta. Accendino e allora come contenitore serve una cannuccia di quelle da bibita. Se ne trovano di diversi diametri. Allora, queste qui, che sono quelle che si trovano più facilmente, sono un po' piccole, non vanno bene. Quelle che vanno bene sono o queste e queste, diciamo che la misura è quella che si trova da McDonald's, per la Coca-Cola o quelle bibite del genere. Io ho trovato, queste, che sono proprio belle grosse, un pacchetto di questo genere all'IKEA, 1,50 euro, e ce ne sono dentro parecchie. Allora, oltre a queste cose qua, servono batuffoli di cotone, un contenitore qualunque e olio di vasellina. Questo lo si può trovare a buon prezzo dove vendono articoli per enoteche, cioè, o meglio enoteche, per enologia, cioè per imbottigliare il vino e cose di questo genere. Credo che quest'olio serve o per ungere i tappi per farli entrare meglio nelle bottiglie o per mettere un filo sopra il vino se non si mantiene in damigiano, cose del genere. No, non so esattamente. Comunque è un olio ad uso alimentare. Lo vendono anche in farmacia, però sinceramente costa un botto. Io questo credo di averlo pagato un paio di euro, una cosa del genere, in un supermercato. Allora, praticamente quello che si va a costruire è un contenitore stagno che contiene un'esca, alla fine. Quindi io per brevità ho già preso un batuffolo di cotone e l'ho imbevuto di olio di vasellina. Quindi lo metto dentro qua. Vediamo invece come sistemare la cannuccia. Quindi prendo la mia cannuccia, la afferro in questo modo, quindi lasciando una piccola parte fuori. Prendo il mio accendino e senza dargli fuoco colo la parte che è rimasta fuori e faccio praticamente un piccolo astuccio per provare proprio per scrupolo se effettivamente ha tenuta. Si può provare a soffiare dall'altra parte e si potrà vedere che l'aria non passa più. Allora, fatto questo, ne taglio praticamente un pezzettino perché non mi serve tutta la cannuccia intera, quindi a questo punto si tratta di inserire il cotone all'interno dell'astuccio che abbiamo preparato. Il cotone va imbevuto ben bene, non proprio che cola, ma insomma, ecco. Quindi lo posso inserire o appunto con la pinzetta o avendo un filo di ferro, lo metto dentro. Io non l'ho presso proprio tantissimo, eh.
cioè comunque è pressato dentro, ma non proprio stipato. Fatto questo lavoro, scusa che pulisco un attimo le mani. Il mio astuccetto. Riprendo la mia pinza e da questa parte faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altra, quindi saldo praticamente il tubicino. Questo praticamente è a prova d'acqua, cioè nel senso che l'acqua non può entrare, l'umidità non può entrare. Nel momento in cui ho bisogno di un'esca e non ne ho in giro, semplicemente taglio il tubicino, lo apro. Cioè lo piego a metà, tiro fuori un pochettino del cotone che c'è interno, do fuoco e questo brucerà per discreto tempo, come appunto un'esca di cotone imbevuto di vasellina che si può usare normalmente. È piccolo da portarsi dietro, non perde olio da tutte le parti, quindi non sporca, è a prova d'acqua. Direi che è una buona soluzione per portarsi una cosa di emergenza, insomma, in poche parole, ecco. Sul video che magari poi dopo sotto lo linko che facevano vedere, lo stesso sistema si può utilizzare per portare altre cose, cioè questa è un'esca, però volendo fare per esempio appunto un'astuccia a prova di acqua, di umidità, chiuso dalle due parti, all'interno si possono mettere per esempio dei fiammiferi o altre cose che non si vuole che vengano bagnate o che si sporchi, insomma. Faceva vedere che si potevano fare delle piccole porzioni monodose, per esempio di pomate per le punture degli insetti piuttosto che per le scottature o cose di sto genere. Si può volendo usare come portapillole, sempre saldandole da una parte e dall'altra, pillole che ovviamente possano stare dentro in un diametro del genere, da portarsi nel kit di primo soccorso. Addirittura faceva vedere, delle porzioni monodose di sale o di pepe o di spezie. Ecco. In effetti come idea non sarebbe male, non so se bruciando questa plastica all'interno può filtrare qualche residuo della combustione e quindi andare un po' a inquinare quello che ci si può mettere dentro. Comunque diciamo che come esca sicuramente ha la sua validità. Ecco. Per il resto anche appunto non so, fiammiferi o cose che non si debbano mangiare, sinceramente si possono tranquillamente secondo me inserire, ma avrei qualche minima, però insomma forse uno scrupolo magari eccessivo, dubbio, ecco, se mettere dentro cose che si possono, che si debbano mangiare. Sui medicinali, vabbè, anche lì sì, per carità. Un pochino di crema antibiotica o quello che può servire invece di portarsi dietro il tubetto, sicuramente qua rimane sigillato dentro. È vero che un pochettino d'aria rimane, quindi è probabile che un po' di ossidazione si crei, quindi non lo so, ecco, vabbè. Questo è tutto, spero che possa essere utile. Un saluto e ci vediamo. Grazie, ciao.